momento e sono un giornalista freelance e un ricercatore precario. Le opportunità sono che probabilmente il lavoro per come lo conosciamo adesso cambia completamente, cioè ci sono dei dati che sostengono che il 50% dei posti di lavoro diciamo nei prossimi 20 anni scompariranno, e tra l'altro il dato fondamentale è che nei lavori, soprattutto in lavori di tipo industriale e soprattutto in posti come l'Africa e in India, questo tasso, il 50%, aumenterà al 70%, quindi moltissime delle cose che vengono fatte da uomini in futuro verranno fatte da macchine. Qua è il miglior, lui, Francesco. Ok, buon appetito a tutti i ragazzi da parte di Nunzia. Questa giornata è andata abbastanza bene. Io sono nel laboratorio X, che è quello che si occupa, nel sottogruppo che si occupa di propaganda. Fondamentalmente oggi abbiamo inquadrato un po' meglio il lavoro sulla possibile pubblicazione di una rivista o di una forma libro che dovrà riassumere il lavoro dell'anno precedente della scuola open source. E poi stiamo lavorando ad un questionario per capire come definire l'identità della scuola per quanto riguarda la possibilità di stilare un documento strategico per capire cosa fare i prossimi anni. Adesso in un altro laboratorio, che è il laboratorio Z, si sta discutendo appunto della possibilità di introdurre un sistema di crediti che sono sia crediti formativi che crediti a livello economico, quindi in realtà si tratta sì di qualcosa che potrebbe manifestare in luce alcune tendenze di processi di cambiamento sia del mondo dell'educazione che del mondo del lavoro. La parte negativa è il concetto di lavoro, fondamentalmente, cioè di lavoro salariato, e per questo in questo periodo, oltre al tema dell'automazione, un altro dei temi principali è quello appunto del reddito di esistenza oppure di metodi alternativi di remunerazione.